Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con il nuovo decreto legge che è stato approvato dal governo in vigore dal 7 al 30 di aprile. Passiamo velocemente in rassegna alcune delle novità. Innanzitutto per la scuola si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media, mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. Però i presidenti delle regioni non potranno emanare ordinanze più restrittive e chiudere le scuole. Confermata la Pasqua in rosso e soprattutto niente zona gialla. Fino al 30 aprile nessuna regione sarà arancione, sarà, scusatemi, gialla, ma soltanto arancione o rossa, ma ci sarà la possibilità, qualora i dati dovessero essere davvero molto buoni, di prevedere un allentamento delle misure. Per quanto riguarda gli spostamenti vietati, a meno che non ci sia una seconda casa e la mobilità è consentita, ormai con le note distinzioni di salute, necessità o lavoro, nonché il rientro presso domicilio, abitazione o residenza. In zona rossa, stop a visite e ad amici, consentito solo nei 3 giorni di Pasqua. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, bar e ristoranti restano chiusi, è possibile solo l'asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio fino alle 22, solo per i ristoranti. Ancora stop invece per palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Si rivedrà la situazione a metà di aprile. Altra novità importante, l'obbligo di vaccinazione per i sanitari e farmacisti. Dunque, chiunque lavori in queste strutture è obbligatoria la vaccinazione. Chi rifiuta è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all'andamento della pandemia e durerà al massimo fino alla fine di dicembre. Infine, rapidamente una stretta sui viaggi, perché l'ordinanza del ministro Speranza, valida fino al 6 aprile, prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più stati e territori dell'Unione Europea sono obbligati a sottoporsi a una sorveglianza sanitaria e a 5 giorni di quarantena, seguita poi dall'essere sottoposti ad un tampone molecolare. Proprio sulle misure si è espresso il leader della Lega Matteo Salvini, ha detto sulle aperture: la Lega sostiene la linea Draghi, dunque se i dati portano alla zona rossa si chiude, se invece i dati portano a una regione in zona gialla, giusto aprire. Non ci possono essere dati scientifici e a senso unico, se va male scatta, altrimenti si aspetta. Questo è inaccettabile, ha detto l'ex ministro del governo. Conto che si prenda atto, ha detto Salvini, di quello che dice la scienza, a meno che non ci sia qualcuno che per ideologia vede soltanto rosso. Sullo stesso punto, ha detto Salvini, sono pronto a confrontarmi con Speranza. Intanto il ministro per il turismo Massimo Garavaglia ha annunciato che porterà il tema delle riaperture estive al margine di un health testing center aeroportuale italiano che c'è stato ad Olbia, allestito dalla Sogear, la società di gestione dell'ospedale privato del Qatar Mater di Olbia. Ora, i nuovi dati Covid nazionali sono 23.904 i nuovi positivi a fronte di 351.221 tamponi processati. Ancora alto il numero dei deceduti, sono state 467 le vittime nell'ultima giornata, con un rapporto positivi tamponi del 6,8%. Calano di 6 unità le terapie intensive occupate, 51 in meno invece i posti letto occupati per quanto riguarda invece la degenza ordinaria. Ci spostiamo ora in Campania con l'andamento della curva da parte dell'unità di crisi regionale, che fa registrare 2.016 nuovi positivi a fronte di 19.182 tamponi molecolari e 4.024 test antigenici. In percentuale positivo il 10,29% dei test, poco più della giornata di martedì, che ne ha fatti registrare una percentuale del 10,51%. Le persone sintomatiche sono state 557.
38, i deceduti invece 38, di cui 23 nelle ultime 48 ore, e 15 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri. I guariti sono stati 3.066. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, 656 sono i posti di terapia intensiva a disposizione della regione, ne sono occupati 160, mentre invece sono 3.160 i posti a disposizione tra offerta pubblica e privata. Per quanto concerne la degenza ordinaria, ne sono occupati 1.587. L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Per il generale per l'emergenza straordinaria Covid Figliuolo, il piano vaccini della Lombardia in particolar modo è coerente con quello nazionale. Ci possono essere dei problemi, ci sono dei problemi, ha detto Figliuolo, ma li dovremo affrontare per migliorarli. Questo è fondamentale, lo ha dichiarato proprio il commissario in visita al hub di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. A tal proposito, proprio sui dettagli della campagna vaccinale, è stato diramato un video illustrativo da parte del Ministero della Salute. Lo vediamo. A parte che non mi ha fatto male per niente, poi protegge, ecco, sono contenta per quello, per essere protetta. Sì, l'ho fatto ieri mattina. Mi sento bene, benissimo. Ho sentito un leggero calore nella parte del deltoide dove ho fatto la puntura. L'ansia mia era quella di affrettare i tempi. Sto tranquillo per me, ma devo stare attento anche agli altri perché potrei essere un portatore sano. Oggi ho accompagnato mia moglie, che anche lei è contenta di averlo fatto, che lo sta facendo. Sono contento per lei che finalmente potrà raggiungere una certa tranquillità e sono fiducioso. Io ho 90 anni e speriamo di raggiungere i 100. Purtroppo, stando in classe con molti bambini, e a volte anche 24, in compresenza con colleghe, fare il vaccino secondo me è la cosa migliore per cercare di tutelarci sia noi che gli altri. È l'unica soluzione per poter contrastare questo virus. È necessario che tutti se ne rendano conto che è necessario vaccinarsi. Sicuramente sì, a tutti, anche a voi ragazzi, perché non è vero che a voi non vi prende. C'è chi non ci crede, qui ci sono milioni di morti e milioni e milioni e milioni di infettati in tutto il mondo, non è solo in Italia o a Roma. Il virus non finisce mai, se non ci vacciniamo tutti, tutti noi italiani, europei e tutto il mondo. Ci spostiamo ora a Napoli, conclusa la prima galleria di collegamento tra le stazioni Capodichino e Poggioreale della metropolitana. La talpa, la macchina che ha scavato per 1 chilometro alla profondità di 40 metri, sarà ora spostata nel cantiere di Capodichino per ripartire con la realizzazione della seconda galleria. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. Un momento molto bello, davvero entusiasmante per la complessità ingegneristica, ma anche per l'insieme delle opere che stanno andando avanti. Finalmente la prima galleria di collegamento tra Capodichino e Poggioreale adesso arriva al suo completamento, 1 chilometro già realizzato. Adesso si dovrà continuare, la talpa verrà smontata qui a Poggioreale e rimontata nuovamente a Capodichino e scaverà il secondo tunnel, quello parallelo. E quindi sarà definitivamente poi collegata la stazione di, cioè, Capodichino con Poggioreale. È un momento molto importante perché ci avviciniamo sempre di più alla conclusione, alla chiusura dell'anello, vale a dire il collegamento tra Capodichino, Poggioreale e poi da lì fino a Garibaldi, ed è quindi il completamento, la chiusura di un anello a cui l'amministrazione De Magistris ha lavorato tantissimo e che stiamo portando avanti insieme con
tante maestranze, tante imprese, con tanti direttori di cantiere, ma anche con i nostri uffici, con la nostra squadra, il sindaco in testa, è un momento davvero molto molto bello. Entro il 2021 sarà realizzato anche la seconda galleria di collegamento e quindi stiamo andando come da cronoprogramma. Abbiamo avuto qualche ritardo in un anno molto difficile legato naturalmente a una pandemia, abbiamo dovuto ridistribuire anche i flussi di lavorazione, abbiamo avuto in questo senso dei ritardi, ma nulla si è fermato, stiamo andando avanti, insomma sono delle opere che portano Napoli, la città di Napoli, davvero all'avanguardia a livello europeo per il piano delle stazioni e soprattutto per la complessità delle lavorazioni. Non dobbiamo dimenticare che siamo in una città densa di storia e questo comporta continui valutazioni, non rallentamenti ma sorprese che poi diventano parte di un programma delle nostre metropolitane. Ora un fatto di cronaca nel napoletano: l'omicidio dei due rapinatori della scorsa settimana. I dati che sono stati raccolti dagli inquirenti non trovano corrispondenza con i video e le testimonianze, dunque la Procura di Napoli Nord e i Carabinieri contestano il duplice omicidio volontario a Giuseppe Greco, 26enne, che dalla giornata di ieri è in carcere a Napoli con l'accusa di essere il responsabile della morte dei due malviventi che sono stati inseguiti e speronati mentre fuggivano dopo averlo rapinato del suo orologio. Greco ha riferito di essere stato vittima della rapina anche della sua autovettura. In realtà, secondo quelle che sono le immagini di videosorveglianza, l'uomo era alla guida della sua vettura che poi a folle velocità e senza rallentare ha speronato i due banditi che erano in fuga con il loro T-Max, sono caduti e sono deceduti entrambi. Dunque la situazione del 26enne si aggrava e, come si diceva, è accusato di duplice omicidio volontario. A Salerno invece è giunta nella giornata di ieri una nave merci con a bordo 32 clandestini. Si tratterebbe di 30 cittadini turchi e due bielorussi, tutti maggiorenni. Da quanto apprende l'agenzia ANSA, sono stati tratti in salvo in Grecia da un'imbarcazione turca e la questura e la prefettura di Salerno hanno messo in moto quella che è la macchina organizzativa per l'accoglienza, che dovrà tener conto naturalmente anche dell'emergenza sanitaria. I 32 stranieri saranno sottoposti al tampone di controllo, resteranno a bordo della nave fino a quando non si conoscerà l'esito del test. I tamponi saranno processati nei laboratori dell'ospedale Ruggi, proprio del capoluogo provinciale. Successivamente saranno poi trasferiti nelle strutture ad hoc individuate dalla prefettura salernitana. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro. Nei dati di ieri, ultimo giorno di marzo, sono 312 i nuovi positivi, cui si aggiungono 6 vittime e 356 guariti. I test processati sono stati 2.903, per un tasso di incidenza che sale leggermente oltre il 10%, si attesta al 10,74. Prosegue la discesa dei contagiati, però con meno 50 positivi su tutto il territorio. Per quanto concerne le singole città, Caserta è in cima per numero di casi attivi, supera nuovamente quota 600 e si ferma nell'ultimo report a 605 contagiati. C'è poi Maddaloni con 513 e Marcianise con 486. Chiudiamo con il calcio: terza vittoria in altrettante partite, tra l'altro sempre per 2-0 per l'Italia di Roberto Mancini, che vince anche a Vilnius contro la Lituania, salendo a quota 9 punti. Dopo un primo tempo particolarmente blando, la compagine nostrana ha ottenuto il trionfo, prima con il gol di Sensi al 47esimo e poi con il raddoppio di Immobile sul dischetto. Una situazione però complessa per l'Italia, una nazionale comunque stanca per i troppi impegni ravvicinati, ma grande soddisfazione per Roberto Mancini, che eguaglia Marcello Lippi, vincitore del Mondiale del 2006, con 25 risultati utili
consecutivi, sicuramente non una prestazione di grande livello con gli azzurri poco pimpanti e lucidi per larghi tratti della gara, complice anche i molti cambi che sono stati effettuati dall'ex allenatore dell'Inter proprio a seguito dei lunghi impegni che ci sono stati negli scorsi giorni. La partita, come si diceva, è stata sbloccata da Sensi, che è entrato dopo l'intervallo al posto di Pellegrini, bravo e fortunato a trovare la rete grazie anche ad una deviazione. Nel secondo tempo la nazionale avrebbe potuto allargare il vantaggio con 4 occasioni, con Immobile 2 di Locatelli. La rete del raddoppio è arrivata proprio in chiusura della partita con la rete di Immobile dopo un fallo ricevuto da Barella da parte di Kaslauskas. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.